il tema veramente l'abbiamo centrato, quindi, è un tema sul quale, come avete visto, stiamo lavorando da molto tempo, ma poi è avere la conferma che le nostre imprese, le persone soprattutto, hanno voglia veramente di capire, no? Sapere, di confrontarsi, di condividere, ecco, quelle che sono le esperienze e le visioni, ecco, di tutte quelle aziende eccellenti che abbiamo avuto modo di sentire. E proprio l'entusiasmo che ha caratterizzato la nascita di questo piano l'anno passato e che grazie al successo che abbiamo raggiunto, ecco, abbiamo rinnovato il piacere proprio di poter soddisfare tutta una serie di nuove richieste da parte delle aziende per poterle condurre, insomma, verso questo cammino. Tra l'altro rilevavo questo, che la parola formazione qui è stata citata veramente tantissime volte, no? Giorgio, ieri che eravamo al CDA di Skillab, potremmo dire che è la prossima occasione, se ci basassimo su quante richieste, su quante volte è stata menzionata Skillab, la formazione, insomma, Skillab sicuramente potrebbe fare i migliori budget per i prossimi anni, ecco, quindi tranquillizzare anche i nostri partner che sono appunto l'Unione Industriale e l'AMA. Ma quindi l'entusiasmo ci guiderà anche quest'anno e quindi vedremo poi insieme quelle che sono le nuove opportunità che noi offriamo. Ma vorrei soffermarmi proprio su questa slide, no? Che è quella che ha aperto i lavori e che mi fa piacere dire che questo titolo che noi abbiamo dato al workshop Lean Thinking per i manager che cambieranno il mondo. È già stato da qualcuno ripreso questo tema. Io, se mi permettete, vorrei fare qualche sottolineatura perché è qui che sta la chiave del cambiamento, la chiave del futuro delle nostre imprese. È chiaro che se siamo di fronte ad aziende di piccole dimensioni, ecco, sicuramente il cuore dell'azienda sono gli imprenditori, quindi, ma è sui manager sui quali noi vogliamo puntare e a loro che noi abbiamo dedicato questa iniziativa, perché proprio da loro deve avvenire questo cambiamento. Noi dobbiamo fare in modo che i manager siano disposti a cambiare, e questo vuol dire ovviamente cambiare schemi mentali, abitudini, questo per essere in grado di poter trainare l'azienda verso l'innovazione, verso il cambiamento. Si è parlato di cultura del cambiamento, ecco, questo è il nostro mestiere, cioè quello di fare in modo che le aziende siano e ritrovino le condizioni per poter innescare qualsiasi tipo di processo di innovazione. Ma questo vuol dire comunque abbattere moltissimi luoghi comuni. Anche qui è stato detto oggi, la risposta del si è sempre fatto così, che poi in piemontese so che si dice anche in maniera molto, molto carina, ma ecco, è veramente qualche cosa da abbandonare, no? Quindi parliamo proprio della resistenza al cambiamento. Abbiamo visto che alcuni progetti hanno avuto delle criccature o comunque presentano delle difficoltà, tutti nella fase di avvio, ma proprio per questo problema della resistenza al cambiamento. Voglio fare riferimento ad un autore molto importante, soprattutto chi opera nella formazione sa benissimo chi è, che è Peter Senge, no? Che è colui che ha inventato questa teoria della Learning Organization, no? Che viaggia veramente di pari passo con la Lean, no? Perché la Learning ci parla di apprendimento organizzativo, ci parla di creare degli ambienti che siano capaci di far crescere e sviluppare le competenze, proprio sviluppare le persone, no? Proprio in una logica di cambiamento, no? Quindi
Questo è un riferimento per noi molto importante per chi fa la formazione, perché è il guru del management che ha studiato tutti i fenomeni e i processi proprio legati alla cultura del cambiamento. Quindi ci ispireremo molto anche nella nostra attività di formazione. Ma che cosa ci dice Peter Senge? Ci dice che la resistenza al cambiamento effettivamente è un'attitudine che si riscontra nelle nostre organizzazioni, che tendono veramente a considerare il nuovo come un qualche cosa che va a rompere questi equilibri, queste abitudini così consolidate, no? Noi sappiamo benissimo che le nostre procedure, la nostra prassi abituale in qualche modo ci rassicura, no? Noi creiamo un po' la nostra professionalità, ecco, su quelle che sono un po' le norme che da sempre, ecco, ci in qualche misura sembra quasi che ci garantiscano la nostra quotidianità, ecco, ma non è questo, no? Quindi noi dobbiamo, perché questo tipo di mentalità sono proprio quegli aspetti che ci impediscono veramente di portare avanti un progetto di cambiamento. Peter Senge infatti dice, ma non sono, le persone non resistono al cambiamento, ma resistono ad essere cambiate. Ecco, questo è un passaggio molto importante. Quindi questo cosa significa? Che noi dobbiamo ovviamente cambiare i vecchi paradigmi, sostituirli con dei nuovi, tenuto conto che un nuovo paradigma, quindi un differente paradigma, è proprio quello che ci consente di vedere un fenomeno da altri punti di vista, è proprio come mettere degli altri occhiali, vedere, avere una capacità di osservazione completamente diversa. Ecco, credo che questo sia un po' un passaggio molto importante, ecco, di cui tutti dobbiamo tenere conto. Ma ancora, vediamo che cosa ci consiglia Peter Senge. Ecco, io tra l'altro ho pensato che fosse veramente importante questo riferimento, perché è qua, come dicevo, un po' la chiave che ci possa veramente consentire di costruire un qualche cosa. Allora ci dice, attraverso il dialogo, che cosa vuol dire una comunicazione, una relazione, una partecipazione, un coinvolgimento, sono tutte parole che oggi sono state dette. Ecco, un gruppo, quindi qui introduce un concetto di team, è in grado di affrontare situazioni complesse, che sono quelle che noi viviamo all'interno delle nostre imprese, da molti punti di vista diversi. Ecco, questo vuol dire anche apprezzare e valorizzare il contributo delle idee di tutti. È molto importante l'approccio top down, ma è molto importante anche quello della down, perché è proprio la sinergia di questi due aspetti, l'incontro di questi due fattori che consentono veramente di creare quell'obiettivo di armonia che noi vogliamo all'interno delle nostre aziende. Quindi, come si diceva, dobbiamo spiegare quali sono i vantaggi del cambiamento, proprio in relazione anche al vantaggio competitivo dell'azienda, ma anche spiegando, come diceva molto bene anche Giorgio Possio, ecco, io devo spiegare bene quando introduco un cambiamento all'interno di singole operazioni, ecco, che possono essere complesse o meno, posso introdurre anche un concetto, come si diceva, anche di semplicità, ecco, in tutte la filosofia, no, che sta dietro alla Lean, quindi nei processi di attraversamento, nei setup, nei lead time, nella caccia agli sprechi, come sappiamo. Però è importantissimo, ecco, che tutti sappiano il perché l'azienda introduce questo cambiamento. Bisogna comunque avere fiducia nel cambiamento, e questo vuol dire credere fortemente. Quindi è importantissimo avere dei manager che siano in grado di trainare gli altri. Ecco, in inglese c'è una parola che mi piace tantissimo, che è quella la followership. No? La followership, ecco, chi fa il capo di un progetto di Lean, di cambiamento, ecco, deve avere questa capacità molto sviluppata. Ecco, senza questo ovviamente non si va da nessuna parte, perché tu devi essere veramente l'elemento, no, trainante verso nuovi risultati, verso nuovi obiettivi, verso nuove mete. Avere fiducia nelle persone, no? Si diceva il coinvolgimento, ma vuol dire credere nel contributo, nel pensiero e nelle potenzialità che il nostro personale può esprimere. Guardate che questo è anche molto importante. Non so quanto nelle nostre aziende si conosca la potenzialità
no, di intelligenza, di capacità che possiamo mettere in atto, e proprio in questi progetti di cambiamento, no? Noi spesse volte anche consigliamo di veramente fare in modo che le aziende cerchino di capire quali sono i valori aggiunti che ogni persona ha all'interno dell'organizzazione, proprio perché all'interno di un progetto di Lean possa essere veramente valorizzato, ottimizzato la competenza, la capacità, il talento delle persone. E quindi i cambiamenti vanno gestiti e preparati con l'aiuto della formazione, ancora questa parola che è ricorrente. Non voglio soffermarmi sui risultati dell'anno passato, perché Giorgio tu ne hai già parlato, qui c'era un elenco di attività, mi faceva piacere dire che anche quest'anno ovviamente abbiamo previsto tutto un impianto molto interessante, lo vedremo adesso prossimamente. Ecco, forse questa slide è importante perché invece ci dà il dato quantitativo, no? Perché guardate, i numeri parlano, no? Coinvolgere 162 persone, 93 aziende, parlare di formazione a 114 persone, a 52 aziende, per 296 ore di formazione, ecco, come vedete è veramente una quantità di attività veramente importante, ecco, tra l'altro proprio su questi contenuti, ecco, che ovviamente dovevano essere poi trasferite all'interno delle imprese ed innescare dei singoli progetti di cambiamento. Avevamo anche previsto, e lo prevediamo anche quest'anno, comunque delle attività che si possono realizzare anche a livello aziendale, proprio per l'aspetto applicativo, perché è quello che interessa molto da vicino alle nostre imprese. Abbiamo realizzato anche un viaggio in Giappone, di cui avremo poi modo di sentire Nicoletta Roncarolo. Ecco, qui abbiamo tra l'altro anche gli amici che io ringrazio che sono qua, che hanno fatto questa esperienza molto bella, anche io ho avuto questo tipo di fortuna. E devo dire che andando là, come dicevi anche tu Giorgio, ecco, veramente, se prima come dire, uno poteva avere anche il piacere forse anche di affrontare un processo di questo genere, anche per l'idea del nuovo, ecco, andando là, ecco, ti rendi conto che proprio la cultura è quella che ti fa cambiare le cose, ecco, quando torni veramente hai un programma di azioni molto forti e cerchi di modificare soprattutto te stesso per poi riportare sulla tua organizzazione questi tipi di cambiamento. Ma vediamo adesso qual è l'impianto di quest'anno e quali obiettivi ci poniamo. Allora direi, prima di tutto ovviamente parliamo dell'acquisizione di competenze, quindi questo è per che cosa? Allora, noi vogliamo fare in modo che le persone che saranno in aula con noi siano poi in grado di fare un'analisi in una logica Lean di tutti i processi organizzativi all'interno dell'impresa. Ecco, questo è uno degli obiettivi che noi ci poniamo, e quindi una bella competenza di base che consenta quindi di avere un quadro complessivo ed essere in grado di fare un'analisi a livello aziendale dei processi. Gestire il cambiamento, quindi anche questo è un capitolo molto importante, come vi dicevo, perché è quello che consente ovviamente di poter avere successo, ecco, con tutte le modalità di coinvolgimento delle persone pensate di inserire in questo tipo di iniziativa. Avremo anche quindi la possibilità, come anche per l'altro anno, di fare in modo che le singole persone all'interno delle loro aziende, ecco, disegnino un loro progetto di cambiamento, perché, e lo vedremo poi anche nei contenuti, ci sarà tutta una parte legata proprio allo sviluppo di un approccio metodologico e alla costruzione di un progetto che consentirà poi anche alle aziende, sulla base di questo, di poter in qualche misura, insomma, ripensare alla propria azienda e quindi creare le basi per un proprio progetto. Anche il World Class Manufacturing ci consentirà diciamo sviluppare una serie di diciamo assistenze anche all'interno soprattutto delle piccole e medie imprese della filiera dell'automotive con l'aiuto di Fiat, ecco, che ci accompagnerà in sostanza in un'attività che vedremo adesso successivamente. Allora, l'impianto di quest'anno, proprio per consentire sia a quelli che per la prima volta affrontano il tema e sia per quelli che hanno già affrontato
tematiche di questo genere o che hanno già dei progetti in essere, noi abbiamo previsto dei percorsi basic. I percorsi basic sono già esperienze ovviamente che abbiamo avuto l'anno passato, riguarderanno il primo, partiranno tutti in parallelo tra l'altro, il World Class Manufacturing, come dicevo, che è stato detto probabilmente, ma voglio ricordare che è chiaro che si parla di un modello di Lean che è stato coniato, ecco, da Marchionne, ecco, quindi quando si parla di World Class Manufacturing, ecco, dobbiamo avere in mente che questo nome fa riferimento, ecco, a questa nuova filosofia e all'avvento di Marchionne che ha voluto, diciamo, introdurre questo tipo di cultura. Affronteremo poi gli altri percorsi basic sulla Lean Manufacturing e sul Lean Service, ripercorrendo un po' l'esperienza dell'anno passato, basata su un'articolazione di cinque giornate in cui noi vedremo nel suo primo modulo introduttivo, ecco, proprio un'area legata proprio alla cultura del cambiamento e quindi come fare in modo che come si gestiscono, ecco, le risorse umane in questo tipo di processo. E questo anche perché vogliamo fin da subito fare in modo che le persone che faranno questo tipo di esperienza, ecco, acquisiscano, ecco, queste modalità per fare in modo che il coinvolgimento in azienda, ecco, debba essere un po' alla base, ecco, di questo tipo di percorso. I contenuti a livello specifico li troverete tutti sulla brochure. Io adesso non mi dilungherei su in modo specifico, no? Però è chiaro che partiremo dai principi di base, parleremo di tecniche, di strumenti. Parleremo in sostanza di come le imprese, insomma, possono affrontare alla base tutti quei concetti, come dicevo, legati alla caccia degli sprechi e alla creazione del valore. Ecco, questo io credo che sia sostanzialmente la filosofia che c'è all'interno di questi moduli, questi percorsi basic. Abbiamo comunque a fianco a questi filoni anche quello del percorsi dell'advanced. Ecco, qui possiamo magari andare avanti, avremo due tipologie di interventi. Allora, avremo, secondo la metodologia del Kaizen Week, la possibilità di avere in azienda una formazione, che abbiamo chiamato formazione intervento, della durata di 4-5 giorni, 4 e mezzo in sostanza. E qui prenderemo in esame, secondo anche l'impostazione che abbiamo previsto, di esaminare, insomma, tutte quelle aree che vanno dalla sicurezza alla qualità, alla pianificazione, alla qualità, tutti quelli che ovviamente ci consentiranno in sostanza di fare un'analisi molto puntuale, ecco, sulla, anche non volevo dimenticarmi, sulla logistica, sulla pianificazione, ecco, abbiamo parlato molto di standardizzazione della pianificazione, della TPM, ecco, le 5S, la manutenzione autonoma, insomma, queste sono un po' le tematiche che vedremo all'interno di quest'area. Ma abbiamo anche altri percorsi advanced che possono tra l'altro essere realizzati anche proprio fin da subito, nella misura in cui le persone che si iscrivono abbiano già avuto delle esperienze, oppure al termine dei percorsi base. Quindi noi avremo queste due possibilità. Qui è molto interessante tutta quest'area perché per la prima volta, e credo di dirlo con fierezza anche a Torino, parliamo per la prima volta di Lean Design, ecco, all'interno delle attività di formazione di Skillab. Quindi questo per noi è un bel passo avanti perché è il modo di concepire già, come dire, tutta questa tematica in un'area molto specifica che peraltro caratterizza anche molto le aziende nostre del torinese, ecco, quindi questo direi che è molto interessante. L'altra area molto interessante, che anche questa è molto nuova, è quella che parla della supply chain lean,
e quindi parliamo di logistica e anche in questo caso è un percorso avanzato. Ma una richiesta che ci veniva fatta, ecco, da molte aziende, perché qui oggi avremo delle testimonianze da parte di piccole imprese, Giorgio Posso ne è un rappresentante eccellente, ma direi che come è necessario, come dire, fare in modo che tutti questi progetti, tutte queste opportunità siano rivolte alle piccole aziende, dobbiamo anche fare in modo che nelle tipologie varie delle aziende che lavorano su commesse, ecco, ci sia anche uno spazio per loro e un modulo, diciamo, di formazione dedicato a quest'area. Ecco, quindi questo è anche molto interessante, quindi tutte le aziende, questo lo dicevo semplicemente perché spesse volte aziende che lavorano su commesse ci dicono: no, ma veramente noi sappiamo che tutti questi progetti fanno riferimento al Toyota Product System e di conseguenza immagino un'azienda in lavorazione in serie, no? E quindi queste aziende si sentono. Allora, per ciò che riguarda le piccole, possiamo dimostrare, Giorgio, che le piccole ci sono, possono applicarlo, abbiamo tante esperienze, ma per ciò che riguarda le aziende che lavorano su commesse, ecco, questo rappresenta una vera innovazione. Abbiamo poi altri moduli che vanno sempre sul fronte coinvolgimento, condivisione, che anche queste avranno una durata di 2 giorni sulla costruzione della visione, sempre con quella logica, come per lo sviluppo e la motivazione dei collaboratori, ecco, di creare lo spirito e le condizioni affinché un gruppo all'interno dell'azienda, ecco, possa sviluppare un progetto di Lean. Altre attività. Abbiamo visto che l'anno scorso abbiamo avuto questa grandissima fortuna di andare in Giappone, quest'anno potremmo anche averla, perché grazie peraltro a un progetto finanziato da fondi dirigenti, che si chiama Trip and Training, che è stato proprio concepito sulla base di questa modalità di apprendimento. È stata veramente una bellissima esperienza quella in Giappone, poi avremo modo di sentirla. Adesso, come sapete, purtroppo tutto quello che è successo, di cui veramente non solo siamo dispiaciuti, ma lo vediamo tutti i giorni, come si complica la situazione anche in termini di radioattività, vedremo poi nell'autunno se come dire, si saranno risolti una serie di problemi. Ecco, però sappiate che abbiamo già addirittura un finanziamento per andare a fare 2 viaggi almeno per dirigenti in Giappone, e io spero di riuscire comunque a realizzarli. Abbiamo la possibilità di andare ancora a Cassino a vedere l'Academy che Fiat ci mette a disposizione. Fiat metterà comunque a disposizione anche, quindi su questo chi sarà poi interessato ce lo faccia sapere, perché non potremo fare 10.000 viaggi, ma ci ha consentito Giorgio di, e mi ha anche autorizzato a poterlo dire in questa occasione, che potremo anche andare a visitare lo stabilimento della Chrysler. Ecco, credo che anche questo sarà molto interessante, perché rappresenta veramente anche per la nostra realtà, io dico torinese, poter andare anche a capire, ecco, che cosa muove negli Stati Uniti e qual è il livello di organizzazione e in che misura è stata applicata la Lean, dal momento che in questo momento Fiat è fortemente impegnata anche nel trasferimento di questo tipo di know-how. Quindi questo sarà un aspetto molto interessante. Abbiamo però anche per ciò che riguarda gli Stati Uniti, la Corea, la Cina, delle altre come dire, opportunità open che valuteremo in funzione, in sostanza, del fatto che siano veramente interessanti, perché questi viaggi, vi devo dire, devono avere la caratteristica di quelli a cui noi abbiamo partecipato, cioè un viaggio studio, un qualche cosa che serva, che dia valore, che sia veramente un aspetto arricchente, ecco, non un aspetto turistico, ecco, perché questo non è sicuramente, come dire. Poi è chiaro che anche alcuni aspetti che fanno parte ovviamente della cultura del paese ci farà piacere conoscere, ecco. Però questo è un progetto molto molto interessante e io mi auguro, ecco, che ovviamente ci siano tante opportunità da offrire alle aziende qua presenti. Ecco, questo è riservato ai dirigenti, ve lo dico perché molte delle aziende qua presenti sicuramente sanno che cosa sono i fondi interprofessionali, tra l'altro faremo delle riunioni anche a breve, perché ci siamo resi conto che molte aziende non hanno ancora utilizzato i fondi. Ecco, allora apro una parentesi anche per dire che
questi progetti sono da un lato finanziati dalla Camera di Commercio, come è stato detto, ma abbiamo anche fondi impresa, che è il fondo che si rivolge a tutti i lavoratori delle imprese, quindi noi mettiamo in pista altri due contenitori molto grandi già finanziati per sviluppare attività poi anche a livello aziendale su questi temi. E poi abbiamo fondi vigenti, un piano già finanziato, come dicevo, che ha questa filosofia applicata proprio allo study tour, come avremo modo poi, come dicevo, di sentire successivamente. Vediamo già le date che sono già state programmate per l'avvio di queste attività. Riceverete entro la settimana prossima tutti i calendari definitivi. Quindi, come vedete, già dal 9 maggio iniziano tutte le attività formative. Sono previste diverse edizioni. Vi pregherei veramente, intanto vi aspettiamo numerosi, questo senz'altro, Giorgio, questo è alla base. Grazie tante. La Gisella Scialabba, che sicuramente ci ha aiutato nell'accoglienza, ma direi abbiamo tante altre colleghe, la dottoressa Menchetti e tutte le altre persone che fanno parte di un team, devo dire, veramente forte, perché crede veramente nel cambiamento e vuole accompagnare la piccola industria e soprattutto i managers e gli imprenditori in questo percorso di innovazione. Grazie a tutti.